E con gioia siamo qui a concludere i nostri lavori. Siamo qui con gioia nel momento in cui viene esposta all'ingresso del centro pastorale l'immagine di Santa Maria venerata con il titolo di Maria Ausiliatrice. Ringraziamo l'Arcivescovo per la sua presenza in mezzo a noi, un saluto al Sindaco, alle autorità presenti e soprattutto a tutti coloro che con il loro servizio gratuito rendono vivo questo ambiente, luogo di incontro, di formazione, di comunità, dove possiamo tentare di diventare sempre più una famiglia di famiglie. Colgo l'occasione per ringraziare l'architetto Valentini per aver coordinato i lavori di adeguamento del centro pastorale e tutte le ditte che in questi mesi hanno svolto il loro lavoro. Un applauso. Lavori che abbiamo potuto realizzare grazie al contributo regionale, per cui ringraziamo di cuore l'amministrazione regionale che ci ha supportato. Portiamo a compimento i lavori di adeguamento del nostro ricreatorio. L'ingresso in sintonia con tutta l'area esterna del ricreatorio, la rampa per i diversamente abili, per le carrozzine, per le famiglie, il piccolo parco giochi, sogno che si concretizza grazie alla generosità di tante persone. E in questa occasione desideriamo affidarci più che mai a Maria Ausiliatrice. Vegli con sguardo materno su tutti coloro che da qui entreranno e usciranno l'oratorio e creare l'occasione perché Gesù prenda per mano i nostri ragazzi e anche noi e ci dica alzati, esprimi la bellezza della tua vita, dai il meglio di te. Don Bosco, che a Maria Ausiliatrice ha affidato la sua missione di padre e maestro dei giovani, diceva in ogni giovane, anche il più disgraziato, c'è un punto accessibile al bene. L'oratorio, grazie a tutte le esperienze associative e formative di cui noi ringraziamo il Signore, ne abbiamo tante, può essere l'esperienza nella quale individuare e scoprire questo punto positivo e aiutare i ragazzi a tirarlo fuori ed esprimerlo, dando il meglio di se stessi. E con animo devoto, filiale, lasciamoci guidare alla preghiera dell'Arcivescovo Carlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo totalmente e sinceramente a te. Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. Ripeti a Gesù per noi il non hanno più vino che dicesti per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. Ripeti a Gesù non hanno più vino, non hanno serenità, non hanno speranza. Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascuno di noi a farsi carico della vita del prossimo. Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze e le vie ma non riescono a riempire il cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia. Aiuta le persone consacrate perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio. Aiuta i sacerdoti perché possano comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. Aiuta i catechisti, i capi scout, gli educatori di AC, gli animatori e tutti coloro che vivono la dimensione dell'educazione perché siano aiuto autentico alla crescita delle nuove generazioni. Aiuta i governanti, perché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona. O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, proteggi questo nostro oratorio, sostieni ciascuno di noi, perché diventiamo apostoli, entusiasti e credibili del Vangelo, e custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore ogni persona che alza verso di te il tuo sguardo e a te si affida, per Cristo nostro Signore. Amen. Diciamo insieme l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che radunati con devozione filiale, conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. E tanti auguri allora di usare bene questa bellissima struttura sotto la protezione di Maria. Auguri. La benedizione vale 7 muri, no? Dicevo una volta. Quindi ci possiamo portare con la musica presso il parco giochi. Piccolo sogno che si realizza, ma dietro questo piccolo sogno c'è l'idea di una comunità che deve essere sempre più una famiglia di famiglie, con tutte le problematiche che ci sono evidentemente, ma solo insieme si può camminare con il sorriso, solo insieme. Quando si va per conto proprio c'è solo la tristezza. Buona festa di Corpus Domini a tutti e che questo sogno possa servire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Ci aspettiamo al parco giochi, nuovo ricreatorio, tutto perché è ricreatorio rinnovato per voi, tutto. Possiamo rifarlo, sì. Vi aspettiamo al nuovo. No, ero ritardo, pensavo di fare uno alla volta. Pronti, via. Vi aspettiamo al nuovo parco giochi del ricreatorio. Vai. Vi aspettiamo al nuovo parco giochi del ricreatorio. Ciao!